Cari fratelli, care sorelle, siamo nel giorno più bello di tutto l'anno liturgico. Oggi è Pasqua, un giorno di festa, un giorno di gioia, un giorno di resurrezione e quindi di vita nuova. Ecco, apriamoci subito all'azione dello Spirito per invocare il suo aiuto per entrare in questa parola che per noi è parola di vita. Padre buono, fa che in questo giorno in cui il tuo figlio Gesù è passato da morte a vita e ha vinto la morte e ci ha riportati la vita nuova, fa che anche noi in questa giornata, ma nell'arco di tutta la vita, possiamo fare l'esperienza della resurrezione, cioè passare dal peccato alla vita nuova, alla vita aperta all'azione dello Spirito e così rinnovati, rinascere nella luce del Signore risorto. Ti chiediamo questo, Padre, per Gesù Cristo, nostro Signore. Ecco, cari fratelli, care sorelle, veramente oggi è un giorno radioso, eh? Oggi è Cristo che è risorto in mezzo a noi e vive nella nostra comunità, vive nella Chiesa. È il giorno che ha fatto il Signore. Il giorno, potremmo dire, della luce, della serenità, della pace, della gioia, della vita nuova. Voi sapete che la parola Pasqua significa passaggio da morte a vita. Ed è quello che ogni cristiano, ogni comunità cristiana deve operare nell'arco della propria vita, della propria esistenza. Passare dalla situazione di fragilità, di debolezza, di peccato, alla vita nuova, alla vita in piena di comunione con il Signore. Ebbene, in questa giornata la Chiesa orientale è solita dare questo saluto alle persone che si incontrano, ai fratelli che si incontrano, Christos Anesti, cioè Cristo è risorto, e i fratelli che rispondono Aletinos Anesti, veramente è risorto. Anche noi vogliamo scambiarci questo augurio di resurrezione e di vita nuova. Ebbene, percorriamo le tre letture che ci parlano naturalmente della resurrezione del Signore. La prima lettura è presa dagli Atti degli Apostoli, siamo nel capitolo 10 e Pietro, parlando alla comunità pagana e quindi alla famiglia di Cornelio, afferma la resurrezione del Signore. L'oggetto della sua predicazione è proprio questo: Cristo è risorto e noi discepoli, noi apostoli, siamo i testimoni. Sono molto belle le parole che Pietro dirà a tutta la comunità. Gesù di Nazaret, che i giudei hanno crocifisso, Dio lo ha risuscitato e noi siamo testimoni di questo evento. Molto bello. La nostra fede poggia proprio sulla testimonianza di questi primi discepoli che hanno visto, hanno toccato Cristo risorto. Dunque, per il fatto che Cristo è risorto, Gesù è il Messia di tutta la Chiesa, di tutta l'umanità. E vengo subito alla seconda lettura. Paolo, nella lettera ai Colossesi, al capitolo 3, ci ricorda che la nostra incorporazione a Cristo avviene proprio attraverso il battesimo. Con il battesimo noi moriamo al peccato, risorgiamo alla vita nuova ed entriamo pienamente in comunione con il Signore. Siamo creature nuove, siamo dei nuovi risorti insieme con il Signore. E Paolo dirà: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo, alla destra di Dio. Molto bello, è il richiamo a guardare in alto, a guardare a questo evento della risurrezione nella quale tutti noi siamo incamminati. Essere cristiani e morire al peccato e risorgere con Cristo, vivere da figli, iniziare una vita nuova. E veniamo al Vangelo. Il Vangelo di Giovanni che ci descrive l'evento, in certo qual modo, il fatto, la scoperta di questo evento della risurrezione. Sappiamo, siamo nel capitolo 20, i primi versetti del capitolo 20, e appena c'è l'alba, Maria Maddalena va verso il sepolcro,
probabilmente per onorare il corpo del Signore. Avevano sigillato la tomba e al mattino presto questa donna piena dell'ansia, del desiderio di venerare il corpo del Signore va con aromi verso la tomba. E cosa scopre? Scopre che la tomba era stata divelta. Ciò che chiudeva questa grande ruota di pietra che chiudeva il sepolcro era stata tolta. Si meraviglia naturalmente, senza neanche entrare, corre subito al cenacolo a dare questo annuncio ai discepoli. Hanno portato forse via il Signore e non sappiamo dove l'hanno posto. Naturalmente da questo annuncio i discepoli che sono chiusi nel cenacolo escono, e tra questi soprattutto Pietro e Giovanni, che corrono insieme per verificare questo evento, ciò che è capitato. Dice il testo, correvano entrambi insieme, ma Giovanni fu più svelto di Pietro, arrivò prima al sepolcro, tuttavia non entrò, attese Pietro. Pietro arriva anche lui, entra per primo nella tomba e cosa constata? Constata gli eventi, i segni, potremmo dire, della risurrezione. Cioè il silenzio di questa tomba, l'armonia che c'è dentro la tomba, l'ordine, le bende ben piegate in un angolo a parte, tutto manifesta un decoro, un'armonia, una pace che si trova dentro questo sepolcro. E dice, entrò anche l'altro discepolo, vide e credette. Ma non avevano ancora compreso la scrittura secondo la quale egli doveva risorgere dai morti. Perché la risurrezione piena, la fede nella risurrezione piena si ha quando i discepoli crederanno alla parola di Gesù. Allora chiediamoci, chi è questo discepolo amato? Chi rappresenta questo discepolo amato? Rappresenta tutta la Chiesa, potremmo dire carismatica, che intuisce il mistero. Ecco, e dunque in lui emerge che cosa? Quella intuizione quasi profetica, e per cui arriva per primo al sepolcro, anche se non ha ancora compreso pienamente la scrittura, lo comprenderà successivamente. Pietro chi rappresenta? Pietro rappresenta l'istituzione, colui che entrerà per primo, quindi l'autorità, che constata gli eventi e insieme con il discepolo amato comincia il suo cammino di fede. A questo punto ci possiamo chiedere qual è il significato di questa scena per noi, di questi tre discepoli che corrono alla tomba e constatano i primi segni. Ecco, potremmo dire così che nella Chiesa di ogni tempo, anche nella nostra Chiesa, ci sono, vedete, diversi temperamenti, ci sono diverse mentalità, c'è l'affetto, ecco, direi veramente filiale di Maria Maddalena, c'è l'intuizione profetica di Giovanni, c'è la lentezza solida di Pietro, ma si tratta di diversi tipi, diversi spiriti, diverse, potremmo dire, famiglie di spiriti che cercano insieme i segni della presenza del Signore. Ma tutti, se sono veramente Chiesa, hanno in comune l'ansia, il desiderio della ricerca del Signore. Allora possiamo ancora chiederci, cosa dice a noi questo testo? Guardate, questo testo è un esempio straordinario che ci offre la Chiesa primitiva, ce l'offre Giovanni, di una collaborazione nella diversità. Sono tre discepoli diversi, hanno tre carismi diversi, tre temperamenti diversi, ma tutti cercano insieme, sono tutti in ricerca. Alcuni forse sono più lenti, come Pietro, altri sono più veloci, più intuitivi come Giovanni, altri manifestano l'affetto umano verso il Signore, ma sono persone che si aiutano insieme, si rispettano reciprocamente per cercare insieme i segni della presenza del Signore, nonostante le diversità delle reazioni di fronte al mistero. Dunque, collaborazione nella diversità. Ciascuno comunica all'altro ciò che ha intuito e in questa messa in comune
si trovano veramente i primi segni di questa risurrezione del Signore. Dunque, diciamo questo, che quando manca in una comunità i segni visibili del Signore, bisogna scuotersi, bisogna correre, bisogna darci da fare per trovare insieme e comunicarci gli uni con gli altri, ecco, quello che si può scoprire sull'evento del Signore, con la certezza che il Signore è presente e ci parla. Mi sembra molto bello questo insegnamento che ci viene da questa pagina di Giovanni, in cui questi primi discepoli fanno l'esperienza della tomba vuota. Soltanto la ricerca in comune e l'aiuto degli uni degli altri portano finalmente a ritrovarsi insieme, riuniti nel riconoscimento della presenza del Signore. Padre buono, ti vogliamo ringraziare, benedire in questa giornata così bella per noi, in cui si fonda la nostra fede, per questo insegnamento che ci dai. Anche all'interno delle nostre comunità siamo diversi, chi ha un carisma, chi ce n'ha un altro, ma se questi carismi vengono messi in comune, noi siamo in grado di scoprire anche oggi la presenza del Signore risorto in mezzo a noi. Fa che nelle nostre comunità sia sempre vivo questo desiderio, quest'ansia di ricerca del Signore risorto per formare un cuor solo e un'anima sola come tu ci hai invitati quando eri in mezzo a noi. Apri il nostro cuore a questo dono dello Spirito per vivere in unità con te e insieme a tutti i nostri fratelli. Te lo chiediamo, o Padre, per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.